Mentre si delineano gli ultimi dettagli per i rientri in presenza nelle scuole lombarde, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha annunciato che da maggio la Lombardia utilizzerà in ambito scolastico i test salivari molecolari, frutto di una sperimentazione attuata dall'Università degli Studi di Milano. Abbiamo chiesto al ministro di poter utilizzare dei tamponi salivari che avrebbero grande vantaggio di poter essere, devono essere processati perché sono regolari a tutti gli effetti, quindi, però hanno il vantaggio che non hanno bisogno di un tecnico per diciamo il prelievo, perché sul naso uno da solo, sul naso quando sente male si ferma, magari non va abbastanza avanti o non è in grado di capire fino a quando, ma per prelevare, tenere in bocca un tampone 10 secondi chiunque lo può fare, e questo potrebbe essere utile anche per fare degli screening a livello scolastico. Da lunedì anche in Lombardia scuole secondarie in presenza, ma solo per almeno il 60% della popolazione studentesca, e da settembre fino al 100%. Alla fine è stato raggiunto un compromesso tra il governo, che chiedeva la scuola tutta in presenza, e le regioni, compresa la Lombardia, che chiedevano di non superare il tetto del 50%. In pratica, con le nuove modifiche torneranno in classe anche le quinte. Sembra che per le quinte verrà chiesto il 100%. Mentre per le altre classi inferiori, cioè dalla prima alla quarta, si dovrebbe arrivare al 60%. E quindi diciamo c'è stato un po' un cambio di idea, perché era, diciamo, specialmente per una scuola come la mia, che ha delle aule piuttosto piccole e che non ha altri spazi disponibili, era praticamente impossibile, anche dal punto di vista strutturale dell'edificio, contenere il 100% mantenendo le norme della sicurezza, del distanziamento. Quindi meno male che c'è stato un ritorno, perché veramente la situazione diventava molto difficile da gestire e anche pericolosa. Certo, il riaprire tutto è molto problematico, è molto pericoloso. Parlo come dirigente, si avvicina alla maturità, e la maturità verrà fatta in presenza, e cosa facciamo se si ammalano degli studenti piuttosto che dei docenti? Siamo in un momento un po' critico, perché è il mese conclusivo, un mese e mezzo conclusivo, in cui si completa tutto. Se però aumentassero i casi diventerebbe tutto molto difficile, ma la questione è invece cercare di mantenere i ragazzi e i professori in salute, in modo di arrivare alla fine di giugno, quando saranno finiti anche gli esami di Stato, nella possibilità di farlo.